E allora, per concludere questa fantastica stagione di Superlega, abbiamo il piacere e l'onore di avere accanto a noi il giovane 26enne, ma già grande, il miglior giocatore al mondo agli ultimi mondiali, che anche questa sera non ha fatto vedere alcune palle, Simone Giannelli. Una partita, una vittoria, tra virgolette oserei dire, qualcuno ha detto quasi inutile per voi. 20 partite, da stasera 21 vittorie su 21 partite giocate, matematicamente già primi. Sapevate comunque di non venire qui a fare una scampagnata, ma alla fine poi è stato un 3-0 abbastanza secco e abbastanza facile contro una Taranto che se la giocherà alla salvezza nell'ultima di campionato. Sì, sì, abbiamo giocato una bella partita, siamo venuti qua per fare bene, non per fare una scampagnata, perché insomma ci serve ritmo gara. E abbiamo fatto una bella partita, sapevamo che sarebbe stato sold out, è bellissimo vedere il palazzetto così pieno e così ricco di persone che non vogliono vedere la pallavolo, quindi siamo stati molto contenti, per il risultato e insomma auguro a Taranto in bocca al lupo per questo rush finale. E nonostante non abbiate fatto sconti a Taranto, come è giusto che sia, vi siete risollevati dopo la brutta batosta della Coppa Italia. Intanto ora credo che il vostro interesse e la vostra concentrazione sia rivolta tutta nei confronti del match di mercoledì prossimo a Berlino. Sì, insomma, quello che sta dietro non conta, né le vittorie né le sconfitte. Abbiamo vinto tanto, abbiamo perso una partita e ci ha fatto male, e le vittorie ci hanno fatto bene, ma si va avanti, quindi siamo tranquilli. Sicuramente ci dispiace per la Coppa Italia, non era quello che volevamo, però insomma abbiamo incontrato anche una squadra come Piacenza che ha giocato un weekend incredibile, sono meritati di vincere la Coppa, quindi andiamo avanti. Mercoledì abbiamo una sfida importante, difficile, a Berlino in Champions League contro una squadra attrezzatissima, più forte della Germania, quindi ci aspetta una bella partita, una partita difficile. E allora in bocca al lupo per questo importante obiettivo stagionale. Grazie, grazie.